sembra che il mondo sia piccolo, visto che abbiamo con noi, abbiamo anche, ecco, adesso lo vediamo, ecco, lo vediamo, purtroppo ho il cellulare impegnato, altrimenti avrei fatto una foto. E bene, abbiamo lo chef dei 5 cucchiai, che non è un nuovo riconoscimento, ma è il nome del ristorante di Villa Abbondanti, che possiamo dire che è il relè della Romagna, penso l'unico che lo è anche proprio di nome di fatto, ecco, in realtà relè sarebbe una stazione di posta, non so se qui lontanamente c'è qualcosa del genere, siamo leggermente fuori Faenza, diciamo una posizione anche strategica, perché si arriva, devo dire, siamo benissimo quasi in centro, ecco. 5 minuti dal centro, esatto, quindi è in centro ma comunque leggermente fuori, e quindi facilmente accessibile anche come fuori casello, se certo. Vogliamo usare appunto questo termine, Villa Abbondanti, che diciamo è una, non dico vecchissima conoscenza, però so, guardi, da quanti anni? Cioè, 5 cucchiai? Da 13 anni. 13 anni. L'albergo, se possiamo chiamarlo così, visto che ho anche un resort. È stato concomitanza con il ristorante. Hanno aperto, quindi sono 13 anni di attività in questo parco. 14 addirittura. Un parco già famoso per quelli che passando sulla via Emilia, no, perché siamo proprio sulla via Emilia, notavano questi pavoni, no? Questi. Sì, una volta c'era caprioli, c'era. Ecco, questi animali esotici, una sorta di zoo, appunto, no? Visibile appunto da quelli che passano. Ex patron della Cisa, perché nel frattempo il signor Bucci ha venduto chiaramente al miglior offerente, è un gruppo appunto americano, Cisa è il marchio delle serrature, delle chiavi, che poi ovviamente sono anche le tesserine che ci usano in albergo, no? Chiaramente chi faceva queste cose e ha continuato l'attività magari con tutt'altro. Lo dico perché mi è capitato all'estero di usarle con scritto Cisa, e questa cosa mi ha riportato un po' in Romagna, nonostante fossi chissà dove. E bene. Allora, intanto lo chef è Alessandro Giraldi, sì. Che se vogliamo ricordare, prima di arrivare qui a Faenza, cioè di tornare a casa praticamente, sì. Perché sei di Brisighella, quali sono state le tue esperienze? Allora, sono arrivato a Cernobbio, al Villa d'Este, a Milano, al Nuovo Macello. A Copenaghen, qualche stagione con l'alternanza dell'inverno a scuola, l'estate, come tutti i ragazzini andavano a fare stagioni a Milano Marittima. Ah, quindi proprio, insomma, sono riuscito prima che chiudesse Gisolè a fare una piccola esperienza. Ah, quindi proprio situazioni completamente diverse, però tutte di altissimo livello, mi sembra di capire, perché insomma, Villa d'Este è un po' l'esempio dell'hotelleria nel mondo, se vogliamo. Il Noma è comunque la cucina progressiva, no? Quindi anche lì ai massimi livelli, diciamo, esatto, quindi, però sono come dire, no, il top al mondo, e Cernobbio poi è un po' un posto di confine quasi in Svizzera, se certo. Vogliamo, che dove si svolgono tanti eventi anche nazionali, in realtà sta in una posizione effettivamente strategica, e quindi poi l'arrivo qua, e quindi tante belle esperienze che sicuramente questa sera qui in fase 3, no? Se posso dirlo, spero che non sia una parolaccia, cioè in fase 3, proprio inizio della fase 3, abbiamo appunto a prova quasi il primo giorno praticamente, perché siete chiusi lunedì, siete chiusi? Il lunedì sono aperti a pranzo. Siete aperti a pranzo, ecco, siete aperti tra l'altro in piscina, esatto. Questa nuova versione dei 5 cucchiai post lockdown, se vogliamo dire così. E quindi ecco, devo dire che tutto questo curriculum, poi riassunto un po' quello che si fa qui, che vuole essere, se vogliamo, un ristorante informale, però con anche, abbiamo anche un maître, posso permettermi di dire maître, restaurant manager, insomma, che è emiliano, però con esperienze, diciamo una fuga, non so come si può dire, in campo dell'ospitalità, non fuga di cervelli sicuramente, ecco, però una fuga di papillon, ecco, una fuga di papillon appunto in Alto Adige, niente poco di meno che a Rosalpina, e quindi Sant'Ubertus, 3 stelle Michelin. Sì. Ecco, quindi, e siamo con, visto che non c'è scritto, Alessio Arlotti, Emiliano di Bologna, sì. Certo, che è qui e che appunto ha preso, tra l'altro, le redini del ristorante a inizio anno.
21 gennaio mi sembra. Ah, ecco, quindi qualche settimana e poi la chiusura, e adesso appunto si ricomincia in questo ristorante, stavamo dicendo, informale, ma comunque con un ottimo servizio, ottimi vini, ottimi piatti appunto del cuoco che avevamo già visto in precedenza. E come dire, in questo momento a livello di cronaca parliamo chiaramente della riapertura, ma in realtà ci sarebbe un overture, era già previsto comunque lockdown a parte, era già previsto quello che farete a breve, quello che verrà inaugurato. Una nuova apertura, era previsto per giugno, poi causa lockdown è stato posticipato a ottobre. Ah, quindi aprirete ottobre? Sì, adesso è ancora una data... un'altra parte, diciamo, del resort, no? Piuttosto che è un nuovo ristorante. Ecco, quindi, e ci sarà... Ecco, ancora una data ipotetica, comunque si pensa a ottobre. Ecco, ma c'è anche una novità, lei diceva, al telefono, sempre che non siano cambiate le cose, che ci sarà anche un bar, no? un posto dove apprezzare un cocktail, no? Durante l'estate, quindi quando chiaramente la temperatura sarà un po' più alta, e soprattutto tutti i giorni sarà bello. Sì, ecco. Assolutamente. Questa è una cosa che ci sarà a breve. Direi dalla prossima settimana, direi. Ecco, quindi con l'inizio di luglio chiaramente siete operativi con questo, ecco, cocktail bar, che può essere già una novità per il 2020. E piatti per quest'estate? Comincieremo.